post gara di questo 5-5 della Giovani Leoni con la Meridiana, affidata al capitano della Giovani Leoni Luca Isola. Allora Luca, sicuramente partita complicatissima, partita tra l'altro molto bene per voi sul 2-0, ma poi vi siete spenti e c'è stata la reazione nel finale, e per un punto che vale tanto. Sì, vale tanto, per noi vale, è come se sono 3 punti, siamo usciti bene, diciamo, dal campo alla fine. Ma sì, ci siamo spenti, anche i ragazzi, non so il perché, la confusione, la rabbia, la voglia di vincere li ha fatti spegnere. Non sappiamo il motivo, perché dopo che andiamo in vantaggio ci spegniamo un po'. Sono saltati un po' anche gli equilibri tattici, avete preso dei gol in sequenza fino al 2-5 che sembrava aver compromesso questa partita, e c'è voluto anche qualche grande intervento di Luca Isola, come sempre. Diciamo interventi, il giusto che ho potuto fare sulla porta. Poi i ragazzi giustamente vanno con la grinta a vincere la partita, non guardi più schemi, non guardi più niente per andare a recuperare. Luca, questa squadra sta pagando i troppi impegni ravvicinati anche sul piano atletico? Sì, ne stiamo pagando tanti, perché abbiamo fatto nelle ultime 2 settimane 5 partite in 14 giorni, perciò il fisico ne risente un po'. Campionato che resta apertissimo a qualsiasi soluzione, guardate alla vetta ma guardate anche ai playoff, Luca. Sì, noi guardiamo a come vengono le partite, noi intanto cerchiamo di vincere le partite, poi o playoff o la vetta, vediamo. E c'è anche una Coppa Trinacria che volete onorare e portarla fino in fondo, sì, Luca? Sì, speriamo di poterci arrivare anche in finale, anche se è stata dura, che partiamo con uno svantaggio di 2-0 contro la Cigalatea. È un'ottima squadra. Grazie Luca Isola. Grazie a voi.